Lunedì 17 dicembre, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la consueta rassegna stampa. Ieri giornata di campionato, non si è ancora chiusa la sedicesima giornata, ci sono ancora due partite da giocare, devono giocare ancora Atalanta-Lazio e Milan e Bologna-Milan, però abbiamo un quadro abbastanza definito della situazione. Al momento è stata una giornata interlocutoria, hanno vinto tutte le grandi, anche se un po' a fatica. Ieri la Roma ha battuto il Genoa con l'aiutino finale, un rigore clamoroso negato per un fallo sul Pandev. Il Napoli con merito, ma sempre nei minuti finali a Cagliari con una punizione di Milik, in modo eclatante definito Mara Milik dal Corriere dello Sport. Volendo fare una battuta, possiamo dubitare dello stato mentale di chi ha fatto il titolo, ovviamente stiamo scherzando su certe cose, in realtà bisognerebbe essere un po' cauti. Milik si è riscattato con un bel calcio di punizione dopo l'errore di Liverpool, ha dato al Napoli tre punti importanti a Cagliari, permettendo agli azzurri di restare quantomeno a non andare a doppia cifra nel distacco dalla Juventus. Otto punti restano tantissimi. Juventus che anche col Torino ha vinto con un piccolo aiutino, grande se vogliamo il rigore negato su Belotti e quello più netto su Zaza. Comunque questa è la salsa in Italia e questa dobbiamo mangiarci. Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione regionale. Mara Milik, in basso sorteggio rischio turchi e Shakhtar, si parla del sorteggio di Europa League che andrà di scena oggi a Nyon a partire da mezzogiorno. Andiamo avanti, questa è l'edizione nazionale del Corriere della Sera, del Corriere dello Sport, una pagina molto simile, c'è sempre Mara Milik, però la notizia che riguarda il sorteggio è data in ottica Champions, in ottica Juventus. Il pericolo più grande al sorteggio per i bianconeri, che avendo vinto il girone sono teste di serie, è quello di incontrare il Liverpool di Klopp. Andiamo avanti, vediamo la cometa di Milik, da un'esagerazione all'altra, è stata, ecco, un po' meno rispetto a quello che è stato il Mara Milik, è stata una gran bella punizione, c'era Ressa su quel pallone, ci stava anche Mertens che voleva calciare, pare addirittura che si sia lamentato ed è stato rimproverato da Ancelotti dopo il gol di Milik. È stato un Napoli che soprattutto nel secondo tempo ha costruito tantissimo e nel finale ha approfittato del crollo fisico del Cagliari, che del resto aveva giocato a un ritmo talmente alto che sarebbe stato impossibile pensare che potesse restare sino alla fine. Vediamo un po' le altre pagine del Corriere dello Sport. Il tiro ha deciso Ancelotti, la reazione dopo Liverpool, queste sono parole di Milik. Stavamo dicendo prima che al momento di calciare la punizione c'era un po' di Ressa sul pallone, in effetti c'era anche Insigne che poteva calciare, da quella posizione fece un gol straordinario contro il Borussia Dortmund qualche anno fa in Champions, c'era Mertens che di gol da quella posizione ne ha fatti tanti, ha invece provato Milik su indicazione di Ancelotti, che evidentemente ha visto il giocatore col piede caldo in allenamento. Ogni tanto il Napoli posta sul profilo Twitter i calci di punizione, ce ne sono alcuni calciati molto bene. Il campionato però sin qui non è che si fosse stato fatto tantissimo, e peraltro Milik di punizioni sin qui non ne aveva mai tirate, invece ha tirato, ha fatto un gol importante. Al primo dei 7 minuti di recupero ha regalato la vittoria al Napoli. Il Napoli l'avrebbe meritata in precedenza, ha sbagliato veramente tante occasioni. L'unica vera parata di Ospina è stata una conclusione molto ravvicinata e pericolosa, l'arbitro però non aveva visto che era in fuorigioco, col VAR magari la cosa sarebbe stata notata subito in caso di gol. Andiamo avanti, queste sono le pagelle del Corriere dello Sport. Barella indemoniato, e devo dire che Barella ha fatto un'impressione veramente straordinaria, è un ragazzo giovane del 97 a 21 anni, una straripante personalità, una tecnica ed anche una combattività che ne fanno uno dei centrocampisti più interessanti non solo del panorama calcistico italiano, ma in ottica futura probabilmente del panorama calcistico mondiale. Sarebbe il caso di prenderlo, anche se ormai ha già una valutazione astronomica,
sarà oggetto dell'asta sicuramente non solo di squadre italiane ma probabilmente anche di squadre estere. La sua valutazione potrebbe tranquillamente schizzare oltre i 70 milioni di euro. Magari in Italia lo può prendere la Juve, magari no, vediamo come va a finire. Vediamo le pagelle del Napoli. Fabian Ruiz ripresa da urlo, Gulam e straripante. Fabian Ruiz ha fatto una grandissima ripresa, è stato sicuramente l'artefice della riscossa del Napoli nel secondo tempo con alcune azioni veramente impressionanti. Gulam andrei un attimino più cauto, è chiaramente un giocatore reduce da oltre un anno di stop e alle prime partite non mi è parso proprio straripante, non ha ancora quella velocità che era tipica della sua azione, però per la seconda volta in 7 giorni è restato in campo per un'ora, il che vuol dire che fisicamente almeno si sta riprendendo alla grande. Vorremmo vedere tra qualche partita come sta, deve ancora inevitabilmente rischiare qualche contrasto, ancora c'ha paura, anche i cross non sono ancora perfetti, però è un giocatore recuperato ed è un giocatore fondamentale per il Napoli. Io credo che se non si fosse fatto male l'anno scorso il Napoli avrebbe avuto probabilmente ben altra sorte. Cagliari, rabbia ma tanto coraggio. Certo, a Cagliari ci sono rimasti male, hanno fatto una buonissima partita per 91 minuti, erano riusciti a bloccare il Napoli, perdere poi su un calcio di punizione fa rabbia, però insomma i valori in campo erano quelli, ha vinto la squadra più forte, tutto sommato anche la squadra che ha meritato la vittoria. Il Cagliari ha fatto benino, anzi ha fatto molto bene viste le potenzialità della squadra di Maran, però a differenza della partita con la Roma che hanno recuperato nel finale, questa volta nel finale sono venuti meno. C'è da dire che per tutto il secondo tempo sono stati schiacciati dal Napoli, il gol è sempre stato nell'aria, chiaro che nella loro ottica prenderlo all'inizio del recupero è stato diciamo così antipatico. C'è da dire che da almeno 20 minuti al calcio praticamente non si giocava, perché ogni azione i giocatori del Cagliari finivano a terra in preda ai crampi, il che vuol dire che hanno dato tutto quello che avevano, che forse hanno sbagliato un po' i calcoli, però era l'unico modo per resistere al Napoli. Andiamo avanti, Roma i punti e basta. Questa è la partita di ieri sera, la Roma oggettivamente ha giocato malissimo, nel primo tempo ha rischiato di tutto di più, è stata fortunata a restare in partita sul 2-2, poi nel finale dopo il gol di Cristante all'inizio ripresa il Genoa ha avuto occasioni per pareggiare e c'era un rigore clamoroso sul Pande, non si capisce davvero come possa la VAR non intervenire. E qui bisogna dire una cosa, fare certe valutazioni sull'intensità della spinta è una prerogativa dell'arbitro, quindi non possiamo dire quanto intensa sia stata la spinta che ha ricevuto Pander, ma anche gli arbitri dovrebbero capire che ormai in tempo di moviola in campo certe cose non vanno considerate, o quantomeno vanno considerate con moderazione. La spinta è stata così netta che al di là di tutto non si riesce a capire come si possa immaginare che non sia stata determinante. Per tutti quelli che hanno visto la partita era un rigore eclatante, perché l'azione è stata rivista anche dal VAR, non si capisce come possa non essere stato fischiato il rigore. Un po' la stessa cosa per il rigore negato al Torino per la trattenuta, non tanto per la spinta su Belotti, quella fa parte del gioco, quanto per la trattenuta su Zaza, che è stata eclatante, non si capisce come possa non essere stato fischiato. Questa è una pagina che la Gazzetta e il Corriere dello Sport dedica al sorteggio di Champions. Juve evita Klopp, Roma brivido Leo, che sarebbe Leo Messi. Lazio, la Lazio era felice, ieri c'è stata purtroppo la morte di Felice Pulici, il portiere della prima Lazio campione d'Italia, un personaggio straordinario, venuto meno dopo una lunga malattia. Andiamo avanti, Gazzetta dello Sport. L'Inter si regala ai Cardi, c'è il rinnovo in vista per il capitano nerazzurro, che è sicuramente l'arma in più, la più grande arma che ha l'Inter in questo momento. Inter Icardi, contratto caldo. Ieri notte c'è stata la moglie procuratrice Vandanara che ha scritto su Instagram che stava leggendo di notte il contratto, e quindi tutto bene. Vediamo cosa dice la Gazzetta dello Sport del Napoli. Milik perla in zona Napoli, Cagliari beffato nel finale, il Cagliari meritava di perdere per quanto ha fatto, una grandissima partita, parlare di beffa mi sembra eccessivo.
Invece qui c'è Ancelotti che dice bene il riscatto dopo Anfield. La notte di Anfield alle spalle, il polacco, visto che risposta in un'intervista a me, detto tra di noi, sarebbe stato meglio fare gol a Liverpool e non a Cagliari, però non avendo fatto gol a Liverpool, teniamoci stretto questo di Cagliari. Champions da brivido, il momento del sorteggio, oggi il sorteggio, e ci sono Atletico e Liverpool, le mine della Juventus. Europa League, Napoli e Inter blindate sono queste teste di serie, la Lazio di meno, la Lazio non è testa di serie, potrebbe beccare Chelsea, Arsenal, Valencia, Siviglia e quante altre. L'ira di Preziosi, vergogna la VAR, arma improprio, mai come questa volta ci sentiamo di dare ragione a Preziosi. Il rigore negato per il fallo su Pandev è stato eclatante. Andiamo avanti, la rabbia di Belotti con la VAR era rigore, l'azione che abbiamo detto prima, il fallo di Matuidi su Belotti, più netto era quello a mio avviso su Zazza, comunque c'era anche questo, non sarebbe stato male per il Torino averne almeno uno e passare in vantaggio semmai. Questa è una pagina interna di Tutto Sport, ore 12, brivido a Nyon e la vera Champions, godetevela. La Juve ormai ha puntato tutto sulla Champions, il campionato è come se l'avesse e praticamente l'ha fatta, l'ha vinta, però l'obiettivo stagionale della Juve è la Champions, non dovessi vincerla sarebbe un fallimento. Juve d'inverno, domenica contro la Roma, la Juve basterà un pareggio per laurearsi campione d'inverno. Questa è la pagina dedicata al Napoli, Gemma di Milik, il Napoli riparte, l'abbiamo già visto, prima pagina del mattino che non fa Mara Milik ma Magic Milik. E insomma più è un titolo calcisticamente corretto, l'urlo di Milik, che fa il verso all'urlo di Munch, ovviamente l'urlo di Milik è stato questo calcio di punizione straordinario. Napoli 3 punti a capo, la speranza è quella di ripartire dopo la forte delusione di centro. Devo dire che ho visto un Napoli molto convinto, determinato, non ha fatto una grandissima partita, del resto con 6 alternative, non chiamiamole riserve perché se no soffrendono in campo, era difficile pensare di fare di meglio, si sono viste alcune buone cose, poi nella ripresa con in campo qualche titolare le cose sono molto migliorate. Andiamo avanti, Fabian Ruiz fantasia, un as passo indietro, Fabian Ruiz a mio avviso è chiaro che quando do dei giudizi del genere sono giudizi personali, non dovrei neanche dire a mio avviso. Fabian Ruiz per me è un giocatore straordinario, potenzialmente un top player, si deve ancora irrobustire un po', ma già grande forza, velocità, tecnica, tiro a tutto, per essere uno dei migliori interpreti al mondo nel centrocampo. Poi se dovesse diventare un top player lo vedremo negli anni futuri. Onas passo indietro, il problema di Onas non è che ha fatto un passo indietro lui, ma hanno fatto un passo avanti gli avversari. Quando cresce il livello degli avversari si vedono i limiti di questo giocatore, che contro l'Udinese, contro il Frosinone fa la sua bellissima figura, basta che il livello si alza un po', si vedono i suoi limiti. Milik, le reti d'oro, un grande colpo. Andiamo avanti, reazione di squadra, il commento di Ancelotti, siamo perfettamente convinti. Questa è la prima pagina di Repubblica che si dedica all'esultanza di Cristante, Roma lassù qualcuno ti ama, il VAR e i giovani la salvano, salvano Di Francesco più che la Roma in questo momento appare abbastanza allo sbando, poi nel calcio ci sta che basta poco per riprendersi, però la squadra vista ieri non va da nessuna parte nonostante la vittoria. Ancora Repubblica, l'articolo dedicato al Napoli, l'altro volto di Milik, una punizione al 91esimo tiene vivo il Napoli, rispetto al gol sbagliato al 92esimo al Liverpool è stato un passo avanti, ha fatto una punizione perfetta Milik sulla quale Cragno non ha potuto far niente, alzi la mano chi ci credeva, però ci credeva Ancelotti che evidentemente l'ha visto calciare in allenamento e si è convinto che è l'uomo giusto per queste punizioni dal lato destro, quando a calciare deve essere un mancino. Andiamo avanti, questo è il Repubblica sempre nella sua pagina napoletana, Napoli vittoria all'ultimo respiro, decide Milik e la Juve torna a meno 8, siamo in chiusura, vediamo il Corriere della Sera, chiamata per l'Europa, oggi sorteggi di Champions,
Juve-Roma gli avversari da evitare, ma i giallorossi faticano con la Roma e sul Napoli la punizione di riscatto, Milik rilancia il Napoli e lo tiene a meno 8 dalla Juve. E con questo abbiamo concluso, buona giornata da Liberato Ferrari.